Vi mostriamo come presentare delle mini cake di pan di Spagna. Si parte da una base di pan di Spagna classico, viene coppato in misure diverse, una forma quadrata, rotonda, come volete, bagnato con della bagna al mandarino o di vostro gradimento. All'interno, visto che la preparazione sarà a base di panna e fragole, abbiamo messo uno strato di panna montata, mischiata insieme a una marmellata di fragole. Semplicemente, senza particolare cura, mettiamo il ripieno che tanto poi schiacciando sopra andrà ai bordi. Così. Poi, con la stessa spatola di questo tipo, preleviamo della panna montata piuttosto soda e insieme all'altra mano con la quale prendiamo il nostro pasticcino, aiutandoci appunto con la spatola, facciamo questo lavoro. È come mettere della malta sul muro. Questa non sarà ovviamente la finitura, sarà soltanto la base su cui lavorare, che isola il nostro pan di Spagna dalla, diciamo, decorazione vera e propria. Quello che si fa con solitamente la crema al burro prima di mettere la pasta di zucchero, cosa che noi oggi non utilizzeremo. Prepariamo allo stesso modo anche gli altri e poi andiamo a decorare. Iniziamo a decorare la nostra tortina. Allora, intanto bisogna sulla base di panna spatolata dare un colpo al sacchetto da pasticcere verso l'alto e poi fermarsi con un ricciolo. In questo modo vi permette di fare tutto il bordo con un unico colpo. Vedete? Su così la bocchetta è riccia e dà questa specie di sbuffo. Poi iniziamo con gli spuntoncini. È molto semplice, dovete dare un tiro verso l'alto quando arrivate alla fine e fare delle specie di riccioli in questo modo. Potete anche, se siete sicuri, fare un giro così per chiudere. Come decorazione mettiamo una fragola in centro intera e poi abbiamo tagliato in parti uguali un'altra fragola. E facciamo una sorta di stella, così. Fate sempre prima i punti, diciamo i quattro angoli, e quello che vi rimane lo andate a posizionare in modo simmetrico al centro degli altri due pezzetti, così siete sicuri di non fare forme poco simmetriche. E questa è una versione. Per una variante della mini cake di pan di Spagna, abbiamo mischiato della panna montata più o meno a metà della montatura, con un cucchiaio di cacao amaro e 3 cucchiai, di cacao dolce su 200 g di panna, una meringa nel centro e poi con del cioccolato a bagnomaria sporchiamo il piatto, possibilmente non il tavolo, però nel caso fate come me. In questo modo per renderla più golosa. Non va messo molto cioccolato perché essendo a temperatura elevata squaglierebbe la panna, però sulla meringa e sul resto così.